Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. All'istante gli si aprì la bocca. Qui si parla di Zaccaria, l'anziano padre di Giovanni Battista. Era rimasto muto quando l'angelo Gabriele gli aveva annunciato la sua paternità. Aveva manifestato mancanza di fede nelle possibilità di Dio. Adesso che il bambino è nato, risorge la fede nel suo cuore e la manifesta con la bocca benedicendo Dio, che interviene a salvare il suo popolo. Anche noi, Signore Gesù Cristo, vogliamo aprire la bocca per lodare il tuo nome e annunciare a tutti la tua bontà nella divina volontà. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo. Benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano, il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina e il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato dall'infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, la Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, immagina come io pronuncio il tuo nome e sforzati di avere il medesimo amore pronunciando il mio. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Siate sempre Ave Maria. Prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.